Benvenuti a Torino Photo Tales, sono Luca Panaro, coordinatore del comitato di consulenza di DFR e oggi sono a raccontarvi qualche curiosità sul tema del ritratto. Quando noi pensiamo al ritratto pensiamo a un macrogenere, un genere che ci riporta subito a una documentazione realistica della figura umana, soprattutto se andiamo indietro nel tempo in fotografia. Il ritratto non solo era una sfida perché la tecnologia dell'epoca, del passato, rendeva particolarmente complicato a causa dei lunghi tempi di esposizione una posa nitida e quindi una restituzione fedele del soggetto di fronte alla macchina fotografica, ma aveva anche uno scopo altamente funzionale, cioè utilizzare la fotografia come strumento sociale di documentazione, di schedatura delle persone. E in epoca più avanzata, diciamo arrivando al Novecento, il genere del ritratto ha assunto altre valenze, si è accompagnato all'espressione artistica. Noi abbiamo e ricordiamo nel corso del Novecento delle grandi personalità che si sono fatte interpreti del linguaggio fotografico e che molto spesso hanno utilizzato il ritratto e la posa di fronte alla camera un po' come una scusa, da un certo punto di vista, per testare la posa, per testare un livello di sperimentazione che molti autori hanno adottato e che in certi casi andava anche a ledere, se vogliamo, il risultato finale, almeno per quello che si sarebbe aspettato la persona appunto ritratta. Quindi il genere del ritratto anche come luogo della sperimentazione è almeno così utilizzato da molti autori nel corso del Novecento. Ma parlando di fotografia contemporanea, che è quello che più ci interessa all'interno di questo contesto, noi dobbiamo pensare comunque a un genere e un'etichetta che probabilmente ci sta un po' stretta. Noi stessi la stiamo utilizzando per comodità, per fare ordine, per proporvi una serie di categorie che andiamo ad esplorare attraverso le tante immagini proposte dalle nostre gallerie, però al tempo stesso è difficile che un autore oggi si riconosca in un genere che possa definire il proprio lavoro all'interno degli stretti confini della ritrattistica. Sarebbe un po' riduttivo da un certo punto di vista. Una riflessione invece che possiamo fare è quella dell'accoglimento all'interno del genere del ritratto di un'etichetta che spesso noi andiamo a utilizzare all'interno dell'arte contemporanea, ovvero quella di azione performativa. Molto spesso i ritratti e le fotografie dei ritratti sono frutto di micro azioni performative che in alcuni casi avvengono nella realtà anche a prescindere dalla fotografia, e la fotografia diventa quello strumento capace di cogliere quell'attimo che altrimenti sfuggirebbe al nostro sguardo in virtù del peculiare, diciamo, sistema percettivo di cui dispone appunto il mezzo fotografico. E parlando di questo mi riferisco a reportage o mi riferisco a un certo tipo di documentazione. Dall'altra parte, invece, in un'accezione, diciamo, più tra virgolette artistica, abbiamo un rapporto preferenziale che gli autori adottano con la posa fotografica nel momento in cui mettono in scena delle situazioni, delle micro azioni performative che vedono protagonisti molto spesso gli stessi fotografi, che non sono soltanto coloro che stanno dietro la macchina fotografica, ma per l'occasione diventano anche i soggetti, gli attori di un mondo, di un immaginario che viene costruito appositamente per la macchina fotografica. Quell'azione non esisterebbe al di fuori della solitudine dello studio del fotografo, e quell'azione viene compiuta soltanto nel momento in cui è accesa una macchina fotografica o una videocamera, e soltanto per quel tipo di costruzione e di trasformazione in immagine. Questo ci permette di dire che l'azione performativa a favore della camera diventa un vero e proprio sottogenere all'interno della ritrattistica, e sicuramente ad ognuno di noi verranno in mente grandi autori, fra l'altro tra i più importanti, tra i più celebri della storia della fotografia contemporanea, che si sono distinti appunto in questo modo. Quindi è una serie di espressioni, una grande varietà modalità operative che sfociano nella finzione, senza rinnegare però l'approccio più serioso e documentativo,
che occhieggiano al passato, però introducendo sempre degli elementi di sperimentazione contemporanea, fanno sì che il genere del ritratto sia meno scontato e meno ovvio di quello che noi possiamo pensare. Così sentendo questo termine e trovare al suo interno invece una varietà di espressioni, anche una genialità proprio di modalità di rappresentazione che gli artisti che vi proponiamo e le gallerie che nobilmente li hanno sostenuti in tempi non sospetti vi permetteranno di apprezzare. Detto questo, vi saluto e vi invito a seguirci sui nostri canali online e soprattutto sul sito internet thefair.com. A presto!